Era da luglio dell'anno scorso che non attraversavamo una frontiera via terra con il nostro van. Questi momenti occupano sempre un posto speciale nella lista dei ricordi di un viaggiatore. Sia perché chiudi un capitolo con un paese e quindi cominci a sentire la mancanza, e sia perché non vedi l'ora di entrare nel prossimo. Nel nostro viaggio dall'Alaska alla Colombia le frontiere sono state a volte anche un momento difficile, sia per la chiusura di 6 mesi della frontiera tra Messico e Guatemala, sia per la lunga attesa per la riapertura al turismo della Costa Rica. Per non parlare di quella notte passata alla frontiera honduregna perché il Nicaragua non voleva farci entrare. Ma questa è un'altra storia. E oggi, con un mix di pensieri, ci svegliamo per il nostro ultimo giorno in Colombia. Buongiorno! Siamo alla fine del nostro viaggio in Colombia. Oggi è ufficialmente l'ultimo giorno. Abbiamo dormito in questa stazione di servizio, in questo benzinaio, infatti si sente la strada, però siamo stati molto bene. Faceva un bel fresco stanotte, mi sa che tireremo fuori i sacchi a pelo molto presto. Siamo a 3000 metri di quota, adesso la frontiera dista circa un'ora e ci manca soltanto un'ultimissima cosa da vedere vicino Ipiales. Adesso siamo pronti, i documenti, abbiamo fatto tutto. Fotocopie, tutto pronto, e chissà come sarà questa avventura, un'altra frontiera terrestre dopo tanto tempo, perché l'ultima è stata da Panama alla Colombia quando abbiamo spostato il nostro van con una barca e noi siamo arrivati in aereo, quindi è da tanto che non facciamo frontiere terrestri. Ed è ancora più tempo da quando non facciamo la frontiera proprio terrestre, dal Costa Rica al Panama, è stata l'ultima che abbiamo fatto. E chissà come sarà, dovrebbe essere facile. Adesso è una splendida giornata qui, quindi ci mettiamo in cammino. Non sembra veramente una stazione di servizio da dove siamo, perché c'è un prato e tutti i servizi disponibili. Veramente grazie alla Colombia, a tutti i colombiani e a tutte le avventure che abbiamo fatto qui. Sono stati 3 mesi veramente magici, ogni giorno abbiamo incontrato persone meravigliose, abbiamo fatto esperienze. Anche esperienze più profonde con tante popolazioni indigene, tante tradizioni molto profonde. È un paese veramente che ti accoglie a braccia aperte, non abbiamo avuto mai mezzo problema di sicurezza. Purtroppo si parla sempre soltanto del narcotraffico, di quanto sia pericolosa la Colombia. In realtà ogni paese può essere pericoloso, basta stare attenti. Sicuramente noi ci siamo trovati benissimo, c'è tanta sicurezza in giro. Basta non andare a infilarsi nelle zone più pericolose. Come in ogni paese del resto. Bene, accendiamo? Accendiamo. Purtroppo sì. Siamo un po' tristi da qualche giorno di lasciare la Colombia. Vabbè, però ci aspetta l'Ecuador e la metà del mondo, perché passiamo dall'emisfero nord a quello sud. Ultimo pedaggio colombiano. In totale qui in Colombia abbiamo fatto circa 4500 km e tutte le strade sono a pedaggio, quasi tutte, diciamo 90%, e in tutto abbiamo speso solamente 80 euro di pedaggio circa. Buenas. Muchas gracias. Hasta luego. Buen viaje. Devo dire che questo tratto della Panamericana è davvero ben fatto. Cioè, ci sono perfino viadotti, strade a doppie corsie. I versanti delle montagne sono sistemati contro le frane. Arrivati nell'ultima attrazione colombiana, che è un santuario famosissimo nella zona, incontriamo una famiglia dell'Ecuador che ci dà già il benvenuto. Esta mi tierra linda, el Ecuador tiene de todo. Zapateando, zapateando, cuyayay. ¿Cómo se llama? Ah, es de Colombia esta. ¿Cómo se llama esta? Esto nomás es para guardar aquí, trae agua.
Solo agua. Aquí cargamos agua nosotros. Ah, pero ahí okay. Nosotros ahí le podemos poner trago todo. No creo que es agua. Sí, pruebe. Es aguardiente, creo. No, aguardiente. No, no. No es agua, pruebe. No, pruebe. Sì. È agua. Solo questo, pochito. Sì, toma poco. Agua nomás. Prima di lasciare definitivamente la Colombia, abbiamo deciso di fermarci a vedere questo santuario molto famoso. È il più scenico, dicono, della Colombia. Si chiama Santuario de las Lajas. La leggenda narra che una bambina sordomuta abbia visto la Madonna e da quel momento si è riuscita a parlare. In onore di questa apparizione hanno fatto questo santuario, che è in un posto veramente molto scenico. C'è dietro una cascata e c'è un teleferico per salire e per scendere. Ci sono delle cabinovie, si vede tutta la vallata. Noi abbiamo deciso di scendere a piedi e poi di risalire con la cabinovia, che è quella lì che si muove lentamente sotto un canyon di 300 metri. In questo posto si può comprare la tazza magica, dove se si mette l'acqua calda, sarà un caffè, si può vedere l'immagine della Vergine. Pazzesco. Ho preso una sorpresa dal bidoncino. Spero che non sia la pioggia la sorpresa. Altra la carta. Altra carta. Un braccialettino. Bello. Con la Madonna. Un po' scolorita però. E le rose. Festa di compleanno. Ah, c'è il compleanno. Stanno cantando la... Pensavo fosse la messa, invece è una festa di compleanno. Incredibile, la stanno cantando dentro la chiesa. Qui c'è una cascata e adesso proseguiamo. C'è un sacco di gente oggi, che è domenica. Tutti i muri prima di arrivare alla chiesa sono ricoperti da queste placchette, da queste targhe, dove ringraziano la Vergine. Ce ne sono a migliaia. Anche il corrimano delle scale è ricoperto. Ormai ci siamo. Wow, quanta gente. Entriamo incuriositi dalla folla e notiamo che, anche se la religione è la stessa, qui ci sembra tutto più informale. Tengan todos muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este santuario de Nuestra Señora de las Lajas. Il santuario ha uno stile davvero insolito e non sembra di essere in Colombia, tranne quando scendiamo in una cappella con le luci LED di tutti i colori. In ogni caso, è stato un momento molto interessante per avere un esempio di come la nostra religione venga predicata. È arrivato il momento di tornare al van e dirigerci finalmente alla frontiera, ma lo facciamo in un modo speciale. Sta arrivando la cabinovia che tra un po' ci porterà in mezzo al canyon. C'è anche un bel po' di vento, speriamo di non dondolare troppo. Abbiamo letto le recensioni che è davvero veloce questa cabinovia. Sembra che vada uno all'ora. Tra l'altro questo santuario si colora con queste luci di sera, è veramente molto bello. Proviamola pure questa cabinovia. Sì. Podemos sacar? Con ellos aquí. Sì. Vai, vai. Prego, prego. Ah. Ci mettiamo di qua che si vede il panorama. Io preferisco guardare qua. Ok. Interessante anche il teleferico, che per circa 20 minuti ci tiene sospesi anche con il fiato a quasi 300 metri, regalandoci una vista un po' offuscata dai vetri in plastica sia della valle che del santuario. Oh, andiamo in Ecuador, Nirvan! Mancano 3 km alla frontiera, vediamo come va stavolta. Speriamo di non metterci tanto. Eccoci arrivati alla frontiera. Adesso vediamo dove fermarci.
Bene, questa è la dogana lato colombiano. Adesso devo andare a sospendere il permesso temporaneo di importazione del Ducato e poi andremo a mettere il timbro d'uscita sul passaporto. Poi vediamo che succede. Ovviamente siamo arrivati all'ora di pranzo e qui in dogana non sembra esserci nessuno. Così andiamo prima alla migrazione colombiana per timbrare l'uscita dei nostri passaporti. E non siamo per niente felici. Abbiamo stampato l'uscita dalla Colombia, siamo ufficialmente fuori. Adesso ci tocca fare le pratiche per il van. Vediamo, perché la frontiera dell'Ecuador chiude alle 5 e sono le 3:30. Vediamo un po'. Ecco la frontiera Colombia-Ecuador su un fiume. Eccola là. Ya esta es la prórroga. Bene, abbiamo completato in 3 minuti anche l'uscita del nostro van. Sono stati velocissimi. Tempi record. Adesso veramente si procede. Ora andiamo nella parte dell'Ecuador, quindi siamo usciti dalla addio Colombia. Colombia. Però siamo anche curiosi di vedere l'Ecuador, come sempre quando entriamo in un nuovo paese. C'è tanta curiosità, quindi proseguiamo che sennò chiude. Entrati nel territorio ecuadoregno o ecuadoriano, dobbiamo ancora capirlo. Van parcheggiato qui e adesso andiamo a fare le pratiche di migrazione e di importazione temporanea del nostro caro Nirvan, che è qua alle nostre spalle. Visto, abbiamo fatto un certificato di salute. Per entrare in Ecuador serve o il vaccino o un test PCR del Covid. Fai vedere il fogliettino bianco che attesta che stiamo bene. Siamo ufficialmente in Ecuador, manca Nirvan, quindi adesso provvediamo, dovremo farcela come tempi. Questa è la ventania dell'Agenzia delle Entrate, dove adesso faccio la coda per fare tutti i documenti. Qui in Ecuador serve solo un permesso temporaneo di importazione e non serve l'assicurazione. L'assicurazione non è obbligatoria. Buona tarde. Che necessità? Il permesso di proprietà o matricola del veicolo. Chiede l'originale o la copia? L'originale. Se necessita informazioni, me dice che te traduco. Adesso l'ispettore ci farà una revisione del veicolo. Il numero del chassis dove è? Sì. È stacca, ora te apro. Vabbè. Acá, eso es. Grazie. Dopo 3 ore e mezza di scartoffie varie ce l'ho fatta, ho ottenuto il permesso anche per Nirvan. Devo dire che negli ultimi 2 anni sono cambiate un po' di cose, mentre prima c'era l'obbligo di fare fotocopie eccetera, adesso utilizzano molto di più il loro cellulare, fanno foto, arrivano dei codici di sicurezza via email. Diciamo che queste procedure si sono snellite abbastanza, solo che oggi era domenica e tutti quelli che rientravano in Ecuador dovevano passare dall'agenzia delle dogane per pagare i tributi di ciò che avevano comprato. Ora con Nirvan, con le carte a posto, ci mettiamo in viaggio. Ce l'abbiamo fatta. Oh, si entra in Ecuador. Buenas tardes. Sì. Ya. Siga nomás. Buen viaje. Ah, gracias. Listo. Gracias. Controllino veloce. Non ho controllato neanche il van.
Buongiorno ragazzi, oggi prima notte in Ecuador, c'erano 6 gradi stanotte, faceva freddo. Qui a Tulcán siamo a 3000 metri di quota. Abbiamo dormito qui dai pompieri di Tulcán che ci hanno ospitato in questo piccolo angolo. Purtroppo ci siamo svegliati con un bel problema. Questa volta ancora i freni, però a quelli di dietro, perché abbiamo scoperto che c'è una perdita dai freni a tamburo, e più precisamente dal freno a tamburo destro. Dovrebbe essere saltato un cilindretto, non so. Qui si vede la perdita dell'olio. Nella vaschetta il livello dell'olio è al minimo, quindi dobbiamo riparare e vedere qual è il problema. Andiamo a trovare, adesso cerchiamo il primo meccanico. Non riusciamo a stare senza il meccanico ultimamente. E così, senza nemmeno avere il tempo di ricevere il benvenuto, comincia la ricerca del meccanico in un giorno che in Ecuador è festivo.